benzina, mutui, affitto. Come si fa oggi ad arrivare a fine mese? È un problema purtroppo, proprio specie noi siamo pensionati. E a cosa si rinuncia? Un po' a tutto. Anche la luce bisogna stare attenti, perché insomma si paga una bolletta esagerata, perché tutti quanti hanno il frigorifero e il freezer. Sono due cose che vanno giorno e notte, quelle lì. Certo, è che ci sono persone in effetti che soffrono di questi prezzi, di questi rincari, magari cercano punti vendita dove possono risparmiare. Non è un bel momento se guardiamo bene in effetti, però... Che poi dopo c'è anche il rovescio della medaglia, perché se guardiamo anche nei weekend che cerchi un posto anche al ristorante, sono tutti pieni. Se non prenoti non trovi posto da nessuna parte. E allora voglio dire, mamma mia, com'è qui la storia? Devi stare attenta. Se no non arrivi neanche 15 giorni, no, fine mese. Specialmente qui i giovani adesso che ha famiglia, adesso noi abbiamo una certa età e cerchiamo di arrivarci. E quindi che hanno famiglia, bambini e senza lavoro. Anche in più c'è da dover pagare l'affitto. L'affitto e acqua, benzina e riscaldamento. Spesa. E a spesa e sono intrigati proprio. Si rinuncia a muoversi meno intanto, perché si cerca di risparmiare nel carburante e anche se vai fuori non spendi per la pizza, il ristorante, quelle robe lì. Quindi si rinuncia al superfluo? Sì, il resto non si può. Le bollette le devi pagare, non è che devi... Mi sono messo una stufa a legna per risparmiare il metano, però lo usi sempre comunque. E l'affitto quanto pesa sulle spalle dei cittadini oggi? Pesa abbastanza, in effetti siamo in affitto noi. Specialmente solo con una pensione, perché io sono senza lavoro. Quindi è complesso? Sì, è difficile. Sì, è proprio difficile, ma speriamo bene, dai.